Radio, siamo qui in compagnia di Eric Govetti, che è il regista, uno storico, un regista, e ha fatto appunto il suo ultimo lavoro, è stato Partigiani, la resistenza italiana in Montenegro. La cosa che ti chiediamo appunto è di raccontarci un po' questo docufilm, questo documentario che molte persone magari non hanno ancora visto e vorranno vedere successivamente. Sì, ma dunque questo è un documentario che racconta la storia di 20.000 soldati italiani, che sono soldati di occupazione, soldati dell'esercito fascista, che è schierato come truppe d'occupazione in Montenegro, che decidono dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio, di non arrendersi ai tedeschi ma di combattere insieme alla resistenza jugoslava. E quindi insomma io ho voluto raccontare la loro storia, e il film non è ovviamente un documentario classico, diciamo, non è il documentario che ci si aspetta da uno storico come me, nel senso che non è la storia della divisione Garibaldi, perché così si chiamano, così prendono questo nome da partigiani, divisione partigiana Garibaldi, ma è più un racconto attraverso le immagini che loro stessi hanno girato, che sono immagini di repertorio uniche, e un racconto diciamo dei testimoni che mi hanno, gli ultimi testimoni viventi in realtà, che hanno tutti più di 90 anni, che mi hanno raccontato la loro storia. Sì, infatti un aspetto molto bello, perché noi abbiamo visto il documentario un paio d'ore fa, è stato proprio, ho avuto l'impressione che si trattasse di una chiacchierata, come se fosse con un nonno che ti racconta gli episodi di guerra. Questo è stato molto bello anche perché non ne parlavano come da un punto di vista proprio storico, nel senso la descrizione degli avvenimenti analiticamente, ma raccontavano anche episodi che ci hanno strappato dei sorrisi, e questo non te lo aspetti da persone che parlano, che hanno fatto la guerra. Quindi questo è stato molto 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 bello, e mi è sembrato anche che questo film potesse essere un mezzo diverso per far avvicinare i giovani alla scoperta della storia, per la creazione di una coscienza storica, perché leggerlo su un libro e vedere lo stesso evento proiettato, trasportato cinematograficamente è un buon mezzo, perché i giovani d'oggi forse non sono molto, molto invogliati alla conoscenza della storia. Qua faccio riferimento anche a un video che è girato per molto tempo sulla rete, dove il 25 aprile appunto chiedevano che festa si festeggiasse, nessuno lo sapeva. Tu pensi che sia questo il nuovo modo di imparare la storia, di farla conoscere? Io spero di sì. Adesso non so se il mio film riesce davvero ad aggiungere un pubblico così vasto e raggiungere i giovani, non saprei, però sicuramente è il motivo per cui io sto cercando di lavorare con il video. Adesso questo non è il primo, è il primo film che ho fatto, ma non è l'unico film che sto facendo, ne sto facendo un altro che uscirà penso in autunno, e sì, diciamo la mia speranza è quella di riuscire a trasmettere proprio la passione per le storie, perché alla fine la storia con la S maiuscola è fatta di tante storie, e forse raccontare le storie, anche le storie di vita, di persone normali, persone come noi che hanno vissuto quell'esperienza, magari senza nemmeno tanta convinzione, perché ci si sono trovati, perché hanno dovuto fare delle scelte, hanno fatto le scelte giuste in quel contesto, e credo che sia il modo migliore per avvicinare la gente normale, insomma, sì. La storia. Poi nel film sono presenti le colonne sonore scritte da Massimo Zamboni. Come è nata questa collaborazione? Allora, Massimo Zamboni, magari non tutti lo sanno, è il cofondatore dei CCP, dei CSI, è un grande chitarrista, e devo dire come tante cose succedono nella vita, è successo per caso, perché in verità io e lui ci siamo incontrati mentre lavoravo all'altro film, in maniera del tutto casuale, però io sapevo che lui aveva lavorato in Bosnia, perché lui, i CSI sono stati, credo, il primo gruppo internazionale a suonare in Bosnia dopo la guerra degli anni 90. Loro sono andati addirittura, secondo me la guerra era ancora in corso, non era ancora nemmeno stata firmata la pace di Dayton. Quindi erano andati, volevano andare a Sarajevo, poi in realtà hanno suonato solo a Mostar perché Sarajevo era troppo pericoloso andare, e lui aveva fatto un documentario su questo, per cui ho pensato che lui potesse essere la persona comunque interessata a musicare un documentario storico di questo tipo. Quindi ho avuto insomma semplicemente la prontezza di riflessi di chiedergli se avrebbe voluto collaborare con me, e lui c'è stato, come raccontavo
lui ha lavorato veramente per una cifra ridicola per il suo livello. Quando gli ho chiesto, insomma, anzi lui mi ha chiesto quanti soldi avevo a disposizione nel budget per la musica, io gli ho detto la cifra e lui mi ha risposto quindi non hai un budget per la musica. E insomma, comunque è stato molto carino, ha comunque lavorato per il film, tra l'altro in maniera molto seria, devo dire, perché appunto spesso magari un professionista che lavora per una cifra molto bassa lavora male, la prende un po' sotto gamba. Invece lui, devo dire, è stato veramente molto professionale anche in questo, perché comunque ha lavorato con la massima serietà e ogni volta che io gli ho chiesto di rifare dei pezzi, di farmeli più lunghi, più corti, in maniera diversa, è stato sempre molto disponibile. Quindi è stata una collaborazione veramente molto bella. Sì, ma poi si vede proprio nel film, perché come hai detto te prima, queste musiche accompagnano i pezzi di inediti delle riprese durante la guerra, quelle fatte appunto dai partigiani che hai inserito, quindi non ci sono parole sotto, prende veramente molto, e l'atmosfera che hai creato è molto molto sentita. Sono molto contento di essere stato qui a Siena a presentare il film, devo dire che è stata anche una bella serata, la sala era insomma, sì, non piena, ma c'era molta gente. La gente è molto interessata, perché molto interessata, hanno fatto tante molte domande. Sì, molte domande e anche molto tecniche. Sì, molto, molto precise. Insomma, chiaramente sono persone che hanno visto il film con attenzione, che hanno anche voluto insomma, approfondire degli elementi. Quindi, no, sono contento. E il film sta girando, sta avendo successo, piace. Devo dire la cosa che colpisce di più proprio è forse proprio questo elemento di non essere propriamente un film documentario classico. Non è la classica storia che ti racconto, magari che ti racconta lo storico come quasi per insegnarti, no? come un professore dalla cattedra, ma è una storia che si racconta un po' da sola. La raccontano questi vecchietti, la raccontano queste immagini che appunto, come dicevi, parlano da sole in qualche modo. E quindi sì, questo mi piace, vedo che piace. Ogni tanto mi muovono la critica appunto che la storia non è molto chiara, ma di solito mi viene mossa proprio da storici, sì, cioè da persone che appunto magari vorrebbero saperne di più perché hanno quella deformazione professionale, diciamo. Però invece altre persone piace proprio perché c'è una scelta, diciamo, artistica al di là della volontà di raccontare la vicenda. Sì, c'è anche tanta emotività. Sì. Questo prende l'opinione pubblica. Sì, sì. Io volevo proprio che arrivasse il messaggio più che la storia in sé. Alla fine non dico che sia irrilevante, però voglio dire, se qualcuno vuole sapere quella storia, esistono dei libri che te la raccontano. Certo. E io stesso sto scrivendo un libro su questo. Però secondo me una storia deve avere un senso in sé, al di là del singolo evento, dell'evento di quella storia che è successa. Questo film in qualche modo racconta una storia che è una storia universale, è una storia di sofferenza, è una storia di dolore, è una storia di scelte molto difficili, di scelte coraggiose, di persone che hanno messo a rischio la propria vita, e molti di loro sono morti per questo, in fondo per liberare l'Europa dal nazifascismo, per regalarci un mondo migliore, quindi insomma dobbiamo essere grati. Assolutamente, grazie mille. Grazie a voi.